Sicuramente è un rapporto d'amore, è iniziato quando mio papà è venuto a giocare qua nel 77, che io ero praticamente neonato, non avevo nemmeno un anno, quindi praticamente la mia vita è vissuta a Pistoia e quindi tutta la mia famiglia alla fine si è fermata qua. Diciamo che sono nato e cresciuto arancione. Io ho fatto tutto il settore giovanile, sono arrivato in prima squadra ma non ho esordito, questo mi dispiace un pochino, però insomma non avevo le doti per giocare ad altri livelli. Poi dopo c'è stata la presidenza Bozzi, io sono tornato, ho fatto un'esperienza in dirigenza. La Pistoiese è un po' la mia vita, diciamo, no? Purtroppo quest'anno del centenario non è andata bene come allenatore per vari motivi, diciamo che non ho avuto tempo per dimostrare. Non ho tanti ricordi come calciatore perché insomma lui ha smesso nell'80 con la Serie A 80-81, io avevo appena 5 anni. Da giocatore ho visto solo i filmati come hanno visto tutti, insomma, tifosi della mia generazione, quelle successive, non l'ho vissuto dallo stadio, però insomma poi dopo lui è sempre rimasto vicino ai colori arancioni, infatti poi nell'88 ha ripreso la società come presidente, evitando il fallimento, riportandola all'interregionale. Lì ero già più grande, quindi ho tanti ricordi di lui con la Pistoiese da presidente, da direttore sportivo, come aveva iniziato a fare. Dicono tutti la stessa cosa, una persona di una grande umiltà, nonostante la carriera che avesse fatto, che insomma è venuto a Pistoia in Serie B, lui che aveva vinto due scudetti, aveva fatto la finale di Coppa Campioni con l'Inter, aveva fatto una carriera di alto livello e la Pistoiese era appena, diciamo, salita in Serie B. Da quello che mi dicono tutti quelli che l'hanno conosciuto, non faceva assolutamente pesare la sua carriera. È una cosa che ho letto, non ne avevamo mai parlato in famiglia, poi insomma mia mamma quando l'ho letta gliel'ho chiesta e chiaramente ha confermato. Sa, mio papà era un uomo di parola, quindi non mi stupisco insomma di questa cosa, questo gesto che aveva fatto. Infatti tutti quelli che lo conoscevano e me ne parlano, oltre che del grande calciatore, parlano insomma di un grande uomo. Questo è un grande orgoglio per me. Di sicuro non lo so, però penso che insomma una città molto bella, dove si vive benissimo, dove tutti i tifosi lo amavano, era amato, era rispettato e quindi la famiglia si trovava bene. Mia sorella, che è un po' più grande di me, magari era già cresciuta, aveva fatto le sue amicizie, insomma un po' tutte queste cose, però sicuramente il fatto che a Pistoia si fosse trovato come a casa, diciamo. Non lo so se a livello di istituzioni hanno riconosciuto abbastanza, però quello che mi conforta è, come dici te, tutte le persone di una certa età che l'hanno conosciuto o che l'hanno semplicemente visto giocare, me lo ricordano tutte le volte che mi vedono, quindi io sono contento così perché sicuramente i pistoiesi se lo ricordano, tutti i tifosi addirittura hanno fatto una bandiera con la sua figura, quindi sicuramente dai tifosi è ricordato. Dai tifosi è sicuramente ricordato, dalle persone che l'hanno conosciuto è ricordato e poi sì, chiaramente Orvieto è stata la sua, dove è nato, dove c'era la sua famiglia, quindi ha lasciato anche altri ricordi. Direi che insomma la stima e l'affetto dei pistoiesi io lo trovo dappertutto. Mi viene in mente un altro aneddoto che di quando ero piccolo, ancora molto piccolo, quindi secondo me lui giocava ancora, che andavamo a passeggiare in centro e io gli dicevo: ma no, non ci andiamo perché tanto ti fermano tutti. Mi ricordo che non potevamo passeggiare tranquilli perché ogni metro c'era qualcuno che veniva a salutarlo, a ringraziarlo. Questo è un episodio che mi viene sempre in mente, dell'affetto che i pistoiesi insomma hanno dato a papà.